Ogni città e ogni borgo d'Italia è in delirio di gioia per la vittoriosa marcia delle nostre truppe in Dalmazia. Così è ritornata finalmente a noi, dopo 128 anni di servaggio straniero, una terra tanto legata alla patria nostra come un braccio lo è al corpo. Si realizza finalmente il grande sogno dei dalmati di far parte dell'Italia. Essi sempre avevano conservato lingua e usanze italiane perché a nulla avevano portato i tentativi di snazionalizzazione straniera. Oggi la Dalmazia, accanto al suo azzurro vessillo non più abbrunato e sul quale campeggiano tre teste di leopardo, vede sventolare il tricolore della grande Italia. Ascoltiamo ora un brano musicale, idealmente insieme ai tanti eroi feriti che ricevono le nostre trasmissioni dagli ospedali militari. Et qui fecisti nos in mortem figli tu sperare, quae credimus, fac nos eodem resurgente per venire quotendimus, qui tecum vivit et regna, per Christum Dominum nostrum. Amen. Durante l'avanzata delle colonne italiane verso Ragusa, un gruppo di serbi che aveva finto di arrendersi attaccava all'improvviso un nostro ufficiale mentre usciva dal carro armato. L'atto proditorio aveva subito l'inesorabile nostra reazione. Il reparto nemico veniva prontamente accerchiato e distrutto. Per cassa integrazione e congedo parentale. Immigrazione è sempre più emergenza nelle stazioni invase da migranti, timori per scabbia e malaria. Missione compiuta per l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, tornata ieri sulla Terra dopo 200 giorni nello spazio. Ora Astro Samantha dovrà riabituarsi alla forza di gravità. Appello di Papa Francesco al congresso della FAO, l'accesso al cibo sia diritto di tutti. Cultura contro la corruzione, così Mattarella alla cerimonia per il David di Donatello, stasera alle premiere. Pensa che Pietro! Stadio vuoto per squalifica la nazionale croata. Obiettivo sconfiggere. È tutto a posto. Pietro, tranquillo, Pietro, è tutto a posto, è tutto a posto.